Siamo al Palazzo d'Oro, al Padiglione d'Oro, vero Cricchi? Sentiamo che siamo tirati con l'orario. Strano, non ci succede mai. Vero. Ma che bello già. Vado a fare i biglietti io. Iniziamo, prima aria rinfresco. Ah, vediamo una Questa roba mi rinfrescata. piace. Sì. È come quando ci pulivamo i piedi in Nuova Zelanda, prima di Esatto. entrare nelle foreste. Tra l'altro, un minuto speso per ammirare la bellezza di questi biglietti. Sì. Cioè, sono tutti così, in tutti i posti qua a Kyoto, sono di una bellezza incredibile. Guarda che belli. Dei perfetti ricordi e souvenir. Questa è la versione pro di quello di ieri, come puoi vedere. È il nonno di quello del padiglione d'argento, che aveva fatto costruire sempre questa villa, però lui aveva, come vediamo, ricoperto d'oro il secondo e il terzo piano. Comunque questo è uno dei simboli della città, forse è anche patrimonio dell'UNESCO, se non sbaglio. Giardino, come sempre, fantastico. Comunque è stato ricostruito perché un monaco pazzo gli aveva dato fuoco e quindi è stato ricostruito nel 55. Va bene. Molto bello, devo dire, veramente bello. Sul tetto dell'edificio si può vedere una fenice tutta dorata. Qua ci sono le carpette. Carpone, guarda che Sì, roba. queste Non sono enormi. Cavoli, guarda che roba. possono mai mancare. In questi habitat fantastici. C'è il lancio della moneta, già si vede. Gente che si rovina. Bisogna fare centro in quello lì. No, Guarda che bella sta mutanda. Qui dove? c'eri quasi. Sembra difficile, eh? Niente, ha rinunciato. È il momento di Chiara. Facci vedere, tocca a Chiara. Occhi sul centro. Di rimbalzo, ragazzi. Chi è? È entrato? Che culo, io ho Due. sbagliato, invece ho preso il casino ed è andato. Due su due, hai espresso un desiderio. Fallo Adesso. adesso. Fatto. Che culo, ma lui era sbagliatissimo. Ho preso la capocchia lì del cosino davanti. E ti ha Il rimbalzato? primo mi è rimbalzato ed è andata No, amore, vuol dire che si deve esaudire, bene. amore. Vero, vero. Iniziano i gradini, immancabili. Poi belli così, però sconnessi, sono micidiali. Possiamo dire che Kyoto è una città stancante. C'è tutta in salita, occhio. Preparatevi, eh. Polpacci, gambe, è veramente tosta. Bella ma tosta. Minchia, ragazzi, ma che cos'è? Assurdo. C'è da impazzire. Tutti sderenati. C'è da impazzire. Se qua ci sono le campane dove vai, desiderio. Corde, vai, tira. Questo fa 11 wa. Questi cosa sono già, Toby? Questi sono gli oracoli Brutti. negativi. Esatto, se ti è capitato una predizione negativa, la leghi qua. A noi non è mai capitato. Diciamo che con tutti i desideri espressi in sti mesi, in tutti sti templi, basta che ce ne ascolti uno, Sì, siamo a posto uno. tutta la vita. Ne Pigliamone una, cioè. basta uno. Fine di questa visita. Quindi abbiamo visto Palazzo d'Argento, Palazzo d'Oro, Padiglione, poi non so come li chiamino qua. Adesso però vediamo se riusciamo ad andare a vedere una roba per gli amanti di videogiochi. Sì, torniamo ai giorni nostri. Perché abbiamo scoperto una chicca che riguarda Qua a Kyoto. Kyoto. Dopo aver visto templi, giardini e tutta quella che è la parte più tradizionale del Giappone, è arrivato il momento di vedere la parte più tecnologica. I giapponesi sono amanti di videogiochi e se parliamo di videogiochi in Giappone, parliamo soprattutto della Nintendo. Quello che vedete alle mie spalle è l'edificio non originario, ma quasi. Facciamo un piccolo salto indietro e vi racconto com'è nata la Nintendo. La Nintendo, prima di chiamarsi così, era l'attività di Fusajiro Yamauchi, spero di pronunciarlo in maniera corretta. Nel
1889 creò e iniziò a vendere delle carte giapponesi che si chiamano Hanafuda. Una volta che l'attività è iniziata a crescere, si trasferì in questo quartier generale, che appunto è, diciamo, uno dei primi quartier generali della Nintendo. L'edificio si chiama il Marufukuro e ancora oggi infatti porta questo nome. L'edificio è stato completamente ristrutturato, anche se mantiene intatte tantissime delle caratteristiche originali del palazzo stesso. Marufukuro & Co. è stato il nome della prima compagnia antecedente al nome Nintendo, dopodiché la Nintendo si è chiamata Nintendo Playing Cards & Co. è stato il nome che è stato dato alla società una volta raggiunto questo quartier generale. A oggi è un hotel di lusso, perché per dormire qua ci sono tantissime esperienze all inclusive e si parte da un prezzo di circa $880. Il soggiorno ha questo costo perché comprende dei pasti gourmet, il servizio del bar, birra artigianale e tanti altri servizi, quindi è abbastanza caro, non per tutti. All'interno si possono trovare tanti dei cimeli della Nintendo del vecchio quartier generale. Quella che vedete alle mie spalle è la targhetta commemorativa che ricorda appunto che qui è nata la Nintendo. Particolarità: si legge da destra verso sinistra come vuole la scrittura tradizionale giapponese. È stata la sede della Nintendo dal 1933 al 1959, dopo hanno cambiato. Vi dico già che ancora oggi la sede principale della Nintendo si trova qua a Kyoto, tra l'altro è anche in espansione, ma questa è un'altra storia, la vediamo forse più avanti. All'interno dell'hotel sono anche custodite le carte Hanafuda, tra le prime. Naturalmente i primi hardware Nintendo sono nati dopo il 1959 e non sono nati in questa sede qua, quindi sto parlando del GameCube, del NES, però qui è dove è partita un po' l'avventura della Nintendo a Kyoto. Eccoci qua, quella che vedete alle mie spalle invece è la sede ufficiale della Nintendo. La Nintendo tra l'altro ha investito 5 miliardi di yen, che sono più o meno 40 milioni di dollari, e ha comprato un altro terreno qua vicino alla sede principale per costruire un secondo quartier generale di ricerca e sviluppo. Questo è l'ingresso principale, che come potete vedere è del quartier generale della Nintendo qui a Kyoto. Ecco lì anche il loghetto. Tra l'altro qui è tutta zona di edifici della Nintendo, perché ce n'è un altro lì dietro. E come vi ho spiegato prima, invece qui c'è il terreno che hanno acquistato gli investitori per un valore di 5 miliardi di yen, sarebbero 40 milioni di dollari, dove sorgerà il nuovo palazzo per la ricerca e lo sviluppo dei software e degli hardware della Nintendo e dei vari giochi. Come potete vedere è un'area che ancora deve essere costruita. Qui sorgerà questo palazzo entro il 2027, un palazzo che sarà alto 12 piani, un'altezza di 72 metri. Quindi questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Vediamo prima Mash quanti canestri in 30 secondi. Si va. Non è partita come l'altra volta, attenzione. Adesso meglio. Tre. Qua. Prima manche andata, vediamo la seconda. Prima manche 18 punti. Si parte con la seconda. Vai. Parte forte la ragazza, attenzione. 3 su 4, 4 su 5. Sì, un po'. Servirà un miracolo dopo. Però attenzione, perde un po' il passo. Ultimi secondi. Mi sa che continui a giocare, amore. Dopo due manche, punteggio di 51. Quindi due manche da 30 secondi, 51 punti. Con la tecnica inconfondibile di Ario, il suo tiro lo conoscono da tutte le parti ormai. Ha già bloccato tutto. Chi mi sa che mi batte, va?
Guarda che petente. Pari. Siamo pari, anche io ho fatto 18 la prima. Va bene. Secondo round. Parte subito forte. E basta, è solo partito. Non entra più. Eccolo, ha capito. Ha capito. Aia. Non sei distante, eh? No, io ho fatto 51. Va bene. Brava a te. Yeah!